Signori, per chi ha seguito la scena fotocamere e smartphone negli ultimi 2 mesi, sa che per accaparrarsi la vetta della classifica di DxOMark se le sono suonate in tutte le maniere. Che cos'è questo sito per chi non lo sapesse? Beh, intanto ritirati. E seconda cosa, è un sito che testa gli smartphone, in particolare, anzi solo nel lato fotocamera, quindi foto e video, e gli assegna un punteggio. In realtà tratta anche obiettivi e fotocamere, però nel nostro caso andiamo ad analizzare quella dei telefoni, per cui tra l'altro è molto molto famoso e tutti si fidano, dico tutti, in particolare quelli furbi. Nel 2017 non è che ci sia stata chissà quale rivoluzione, di solito fino ad adesso era l'iPhone fa il meglio di tutti, sia come foto che soprattutto come video, e tutti ad inseguire. Però c'è stato un bel upgrade dal punto di vista di Android. Innanzitutto il primo che mi ha stupito di questa nuova generazione, e forse nessuno se ne era accorto, è stato lo Xiaomi Mi Note 3. Perché di solito Xiaomi aveva fatto il Mi 6, aveva fatto il Mi Mix 2, ne ha fatti tanti di telefoni, però non sono mai spiccati per fotocamera, neanche il Mi Note 2 per dire. Sono sempre stati buoni telefoni con una fotocamera, magari che sulla carta, come ne so Mi 5S, era molto buona, ma che non rendeva così tanto. Infatti in questa classifica non si è quasi mai vista e penso ne abbiano provati anche gran pochi. La rivoluzione c'è stata appunto col Mi Note 3, che ha preso un punteggio, per dire, molto simile, se non erro superiore, a quello del mio S7 Edge, che io reputo tutt'oggi una fotocamera veramente ottima, almeno per il lato foto. E già questo doveva far pensare che Xiaomi avrebbe fatto bene in futuro con le fotocamere, e dopo vedremo il perché. In realtà la vera botta alla classifica l'ha data il Pixel 2, che ha preso veramente un punteggio fotonico per quanto riguarda le foto, ma soprattutto molto molto alto, 96 se non erro, per quanto riguarda i video, il che l'ha buttato immediatamente nel top della classifica. Ripeto, il Pixel, anche il 2, utilizza una sola fotocamera e un piccolo flashetto, non ha nient'altro da aiutarlo e riesce a competere in tutti gli ambiti, anche in quello del bouquet, dei ritratti, senza alcun problema, anzi supera addirittura qualcuno che si ritrova con la doppia fotocamera. Quindi Google qui dal punto di vista software ha dato una lezione a tutti. Poi è arrivato l'S9 e come ogni anno Samsung fa una grandissima innovazione della fotocamera, e questa è una palla perché S7 Edge e S8 hanno la medesima identica fotocamera. Sull'S9 però c'è stato fatto un vero upgrade, c'è questa storia dell'apertura variabile che per me è una minchiata fotonica ed è una fotocamera molto luminosa. Per la prima volta ha superato infatti 100 punti su DxOMark, che vi ricordo andare da 0 a infinito, quindi si andrà avanti ad oltranza, non da 0 a 100. Per i video ha fatto un po' più schifo, 91 punti, che non è un grandissimo upgrade dall'S8, però vabbè, c'è da lavorare. A questo punto si pensava veramente pace dei sensi, e invece si presenta, e qui vi rimando prima al Mi Note 3, il Mi Mix 2S. La versione S del Mi Mix 2, per chi non ci fosse arrivato, che in realtà non è che supera l'S9, però per costare la metà esatta ti dà 101 punti sulle foto e 88 nei video, il che per Xiaomi è veramente qualcosa di impressionante. Sfrutta una doppia fotocamera, se non sbaglio, da 12 megapixel e riesce a fare appunto delle bellissime foto. Tra l'altro è probabile che lo andrò a recensire, però non sul mio canale, ma insomma vedrete in futuro a che progetti sto ambendo progetti. Questo è successo nella giornata di ieri mattina o l'altro ieri, vabbè, comunque la mattina, dove il Mi Mix 2S si era preso di fatto la vetta della classe. Come cazzo ha fatto a prendersela? Scusa se la media... Ah, comunque prima parlavo dell'S9 Plus, cioè l'S9 non lo so come sta messo a fotocamera, io ovviamente parlo del meglio, capite? Cioè, dicevo, il Mi Mix 2S se ne stava beato lì in top classifica, ma non sapeva che la sera sarebbe stato scalzato via giù di due posizioni, come del resto tutti gli altri smartphone, da due nuovissime uscite, quali P20, che va a prendersi la prima posizione, e probabilmente 20 minuti dopo, quando l'hanno presentato, P20 Pro, che va a surclassarlo ancora di più. Infatti il P20 Pro con la sua 40
più 20, più 8, perché è tripla megapixel, prende assolutamente la vetta della classifica e batte con 98 nei video, 98, il Pixel 2, che era ancora il re per quanto riguarda quel settore, mentre con le foto va a 114 punti, che è assolutamente mistico. Anche il P20 ha fatto un buonissimo punteggio, infatti è secondo, però il P20 Pro ha qualcosa di più. Infatti 40 megapixel principali, che uno dirà servono solo a far entrare meno luce, e invece no, perché il sensore che gli hanno montato, che è 1/1.78 rispetto a 1/2.55 dell'S9 Plus, ha una grandezza veramente importante per essere uno smartphone. Infatti i Pixel sono grandi due micro masquini lì, o che cavolo volete chiamarli, e riescono a rendere veramente gran bene. Poi io tutta questa risoluzione nelle foto non l'ho effettivamente vista e non so neanche che tramaccio abbiano fatto per portare a casa questo super numero. Fatto sta che fa delle foto veramente belle. Poi c'è sempre quella storia del bianco e nero da 20 megapixel e poi una fotocamera con focale da 80 mm che è quella da 8 per fare appunto i ritratti. E se andate a vedervi la recensione vedete veramente delle foto molto molto belle, che fanno sembrare quelle del Pixel 2 e del S9 o cos'è l'iPhone X veramente una schifezza. Ora, chi riuscirà a scalzare dalla vetta Huawei? Che poi come ci sia arrivata lì non lo so, aveva fatto molto bene col Mate 10 Pro, però nel senso non me l'aspettavo per niente. In particolare qui penso che abbiano lavorato sì sul software molto, però anche l'hardware con tripla configurazione, veramente qualcosa di mistico. Però ricordo comunque che il Mi Mix 2S è qualcosa che costa gran meno, perché si aggira intorno ai 450-500 euro e riesce a darvi una prestazione fotografica bellissima, perché devo continuare a dire mistica, e spero di provarlo al più presto. Niente, quello che volevo raccontarvi era appunto sto scalcamento di classifica per sapere appunto qual è il telefono che effettivamente ha la migliore fotocamera. E poi guardando un po' nella classifica ho notato che l'LG V30 con la sua mistica fotocamera f1.6 spacca, o f1.5 cacchio che spacca, ha preso meno punti, ma neanche pochi, parecchi, di S7 Edge, che c'ha quasi 2 anni, l'LG V30 che doveva essere... Quindi, non lo so, non credo che sarà l'LG G7, non credo che sarà il prossimo HTC, chi sarà il prossimo telefono che si metterà in vetta alla classifica? Boh. Addio.